Buonasera e ben ritrovati in diretta in questa ultima edizione del nostro telegiornale per la giornata. L'apriamo con il via libera dell'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco, che ha dato appunto l'ok alla vaccinazione anti-Covid destinata ai bambini tra i 5 e gli 11 anni d'età. Avverrà con due dosi del vaccino Pfizer in una formulazione specifica e con un terzo del dosaggio autorizzato per gli under 12 a 3 settimane di distanza. Il parere dell'AIFA arriva dopo l'ok in tal senso dello scorso 25 novembre dell'Agenzia Europea dei Medicinali, proprio appunto in merito alla vaccinazione destinata ai più piccoli. I dati disponibili, stando alla Commissione Tecnico-Scientifica dell'AIFA, dimostrano un elevato livello di efficacia, viene scritto, e non si evidenziano al momento segnali di allerta in termini di sicurezza. Nel parere, la Commissione Tecnico-Scientifica osserva anche che, sebbene l'infezione da SARS-CoV-2 sia sicuramente più benigna nei bambini, in alcuni casi può essere associata a conseguenze gravi, come il rischio di sviluppare la sindrome infiammatoria multisistemica che può richiedere anche il ricovero in terapia intensiva. E infine, tra i benefici, la Commissione sottolinea la possibilità di frequentare la scuola e condurre una vita sociale connotata da elementi ricreativi ed educativi che, scrive appunto ancora la Commissione Tecnico-Scientifica dell'AIFA, sono particolarmente importanti per lo sviluppo psichico e della personalità in questa fascia d'età. La vaccinazione, come ha già evidenziato il Ministero della Salute, sarà volontaria e non ci sarà Green Pass dunque per i bambini. In merito ancora a questa categoria, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha spiegato che l'obiettivo è partire con le somministrazioni del vaccino prima di Natale. Dal Ministero dell'Istruzione intanto sono arrivati i primi dati ufficiali sulla situazione didattica a distanza negli istituti italiani. Tra elementari e medie, ovvero alla platea di studenti maggiormente a rischio infezione proprio per la mancata copertura vaccinale, il 4% delle classi risultano in DAD, il 2,6% del primo ciclo e l'1,4% del secondo. In merito al personale scolastico, Antonello Giannelli, che è presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, presente oggi a un incontro in Friuli Venezia Giulia, Sesto Erregane, ha detto che al momento i docenti vaccinati in Italia sono circa il 95% e del 5% dei non vaccinati almeno il 3% è rappresentato da coloro che non possono farlo e quindi i Novax risulterebbero circa il 2%. L'obbligo vaccinale previsto anche per i docenti e personale amministrativo delle scuole, insieme a altre categorie, dal 15 dicembre non inciderà, ha fatto presente Giannelli, sul personale dunque, salvo in alcune regioni come il Friuli Venezia Giulia, dove i non vaccinati si trovano in percentuali maggiori. E proprio in merito alla situazione in Friuli Venezia Giulia è intervenuta anche la presidente regionale proprio dell'Associazione Nazionale dei Presidi, Teresa Tassanviol, che ha spiegato la vera emergenza per le scuole del Friuli Venezia Giulia, dove in alcuni istituti si raggiungono punti di professori Novax fino a oltre il 10%. Nei prossimi giorni potrebbe essere quella di non trovare supplenti, quindi di non poter garantire il diritto allo studio per mancanza di personale. Tassanviol, che ha ribadito appunto che l'associazione dei dirigenti scolastici è e resta favorevole all'obbligo vaccinale. E dunque l'Europa e anche l'Italia sono pronte per la nuova fase della campagna vaccinale anti-Covid che vedrà come protagonisti, lo abbiamo detto, anche i bambini più piccoli. Le dosi del vaccino Pfizer destinate ai bambini, lo ricordiamo, nella fascia d'età tra i 5 e gli 11 anni, saranno pronte dal 13 dicembre, ha annunciato la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, la quale ha anche affermato che è tempo di discutere sull'obbligo vaccinale all'interno dell'Unione Europea. Un terzo della popolazione europea, infatti, ha fatto presente Ursula von der Leyen, non è vaccinata, vale a dire 150 milioni di persone. Allora ascoltiamo una parte delle sue parole. It is understandable and appropriate to lead this discussion now, how we can encourage and potentially think about mandatory vaccination within the European Union. This needs discussion. This needs a common approach, but it is a discussion that I think has to be led. And I've spoken to BioNTech/Pfizer again about the children's vaccines, and here since yesterday also good news. They are able to accelerate. In other words, children's vaccines will be available as of December 13th. From these, we will have 360 million doses of mRNA vaccines that will be delivered by the end of the first quarter, 2024.
2022. This is sufficient for all fully vaccinated Europeans to get a boost. That is good news, so go get it. So we are in kind of a tug of war. On the one hand, you have the virus and the variants, and on the other hand, we have vaccination and boosters, and I want the second part to win. In merito all'ipotesi di una vaccinazione obbligatoria, ricordiamo che diversi paesi dell'Unione Europea hanno già compiuto dei passi in questa direzione, per esempio l'Austria ha annunciato l'obbligo a partire da febbraio e anche la Grecia lo introdurrà per gli over 60. Allora, in merito appunto all'ipotesi di una vaccinazione obbligatoria da discutere in seno all'Unione Europea, la nostra Angela Caino ha accolto una serie di commenti proprio nei pressi del centro vaccinale operativo all'ente fieristico udinese, per la precisione a Toriano di Martignacco. E in diretta nel nostro TG delle 19 ci ha anche riaggiornato sulla situazione della campagna vaccinale proprio nel territorio. Allora riascoltiamo le interviste, anche che cosa ci ha raccontato la nostra Angela Caino. Dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, l'ipotesi di una vaccinazione obbligatoria contro il Covid, insomma l'Unione Europea ci sta pensando. Voi come vedete questo obbligo? Sarebbe giusto per una coscienza individuale ma anche collettiva, quindi ritengo che sia una cosa giusta. Chiedo anche alla se è un obbligo. Rispondo uguale. Lei ha fatto la terza dose oggi? La terza, anche mia figlia. Sì. La terza. Sì, bene. Mi sembra indispensabile per uscire da questa pandemia, perché più si va avanti senza gente vaccinata e più ci saranno trasformazioni di questo virus. Quindi sì all'obbligo sì, per lei? Sì, sicuramente. Infatti ho appena fatto il terzo vaccino. Ma per uscire da questa situazione bisogna vaccinarsi, altrimenti saremo a vita vaccini, mascherine, distanziamenti e quant'altro. Ma è giusto obbligare le persone a vaccinarsi, secondo lei? Sì. Per noi sì. Ma personalmente ritengo che sia importante e fondamentale che tutti si vaccinino e quindi insomma ci sia una coscienza civile per quello che riguarda appunto la strategia per affrontare la pandemia. Non saprei dire se l'obbligo sia proprio l'ultima, diciamo, mossa indispensabile. Ecco, abbiamo visto che è molto difficile convincere i Novax a vaccinarsi, a cambiare idea, a riflettere in maniera diciamo scientifica così sulla vaccinazione, per cui sì, forse l'estrema ratio è quella proprio di arrivare all'obbligo. E direi che sia giusto, perché è responsabilità di tutti andare a proteggersi e proteggere se stessi e il prossimo. Anche lei? Io sono sì, della stessa opinione, è un modo per tutelare la propria salute ma anche quella degli altri ed è l'unico modo per uscirne. Per tutte le fasce d'età, anche per i bambini? Sì, con le dovute cautele, ma penso che insomma dobbiamo essere fiduciosi anche nella scienza e anche in quello che ci propongono. E negli ultimi giorni c'è stato un boom di prenotazioni del vaccino contro il coronavirus, in particolare terze dosi di richiamo, 346.000 per tutto il mese di dicembre, e questo sta creando qualche problema, per cui chi in questi giorni va in farmacia oppure chiama il numero unico regionale per prenotare la vaccinazione si vede fissare un appuntamento per gennaio. Nel pomeriggio l'assessore regionale Riccardi ha spiegato il perché di questa situazione. Di queste 346.000 prenotazioni, ha detto Riccardi, 116.000 sono di persone che rientrano nelle categorie prioritarie, fragili, sanitari, insegnanti e forze dell'ordine. Le altre 230.000 fanno parte di tutte le altre categorie che nei giorni scorsi hanno potuto prenotare il vaccino con l'apertura progressiva della terza dose ad altre fasce di età. C'è da però considerare il fatto che la Regione ha deciso di riservare uno slot per 87.000 persone appartenenti alle categorie prioritarie, quindi che hanno l'obbligo del vaccino e che non si sono ancora prenotate. 87.000 più 346.000 fa esattamente il numero totale di dosi di vaccino di cui la Regione dispone in questo momento. È chiaro che se nei prossimi giorni arriveranno alla Regione nuove dosi di vaccino verranno ampliate anche le prenotazioni compatibilmente con la disponibilità del personale sanitario.
sanitario, che sappiamo essere l'altro problema da risolvere in questo momento. Intanto noi oggi, proprio qui a Udine, in fiera, abbiamo cercato di capire com'è andata questa giornata fra prime dosi e dosi di richiamo, e anche come verrà potenziata l'attività nelle prossime settimane. Sadri, la giornata di oggi com'è andata? Quali sono i numeri delle vaccinazioni qui in fiera? Allora, oggi è andata molto bene, abbiamo fatto 1250 persone, principalmente terze dosi e qualche cosa di seconde dosi. Ecco, dalla prossima settimana l'attività sarà potenziata. Ci dà qualche numero per capire un po' quali sono le prenotazioni? Sì, allora l'attività della prossima settimana sarà raddoppiata, faremo un 2500 persone al giorno, da lunedì alla domenica. Quindi 7 giorni su 7, si ritorna un po' ai ritmi dei mesi scorsi? Sì, certo, infatti. Prime dosi, ma soprattutto terze dosi, che indicazioni avete a proposito? Sì, abbiamo ancora qualche seconda dose, principalmente però sono terze dosi booster, e abbiamo anche un 2400 di prime dosi da qui fino a fine dell'anno. Ecco, una precisazione per quanto riguarda il tipo di vaccino di siero che viene utilizzato per il richiamo. Spieghiamo bene, così chi ha qualche dubbio, insomma, possiamo chiarirlo? Sì, allora noi avremo principalmente il vaccino Moderna. E Pfizer, Moderna, diciamo che è uguale, quindi di non aver paura, che comunque le terze dosi possiamo farle, ecco, tranquillamente. In regione anche oggi più di 700 contagi e 7 nuovi decessi, ma la pressione sugli ospedali rimane stabile. Si allarga invece il focolaio nella casa di riposo di Grado. Contagi di nuovo in salita, ma ricoveri stabili. È la fotografia dello status dell'epidemia di Covid in Friuli Venezia Giulia, scattata dal bollettino quotidiano della regione. I numeri: 746 nuovi contagi a fronte di 23.769 tamponi, oltre 7.000 in meno rispetto a ieri. Con meno tamponi sale l'indice di positività, siamo al 3,14%, e il totale delle persone in isolamento sfiora le 7.000 unità. Nelle ultime 24 ore ci sono stati anche 7 decessi, tutte persone anziane, morte in ospedale o in RSA. La più giovane, una donna di 77 anni, di Tor Viscosa. Nuovi casi anche nel sistema sanitario regionale, 16 in tutto, e nelle residenze per anziani. Su questo fronte spicca il caso di Grado. A Casa Serena si allarga il focolaio. Risultano positivi 67 ospiti e 17 operatori. Al momento più della metà degli over 80 non ha ancora ricevuto la dose di richiamo, la parte in blu scuro nel grafico. La percentuale si attesta attorno al 40%, di gran lunga inferiore nelle altre fasce d'età. Da oggi la terza dose può essere prenotata da tutti gli over 18. Priorità viene data a chi rientra nelle categorie con l'obbligo di vaccinazione, quindi di richiamo. Proseguono anche le prime dosi, 393 ieri, 826 lunedì, quasi 3.000 in totale l'ultima settimana di novembre. Venendo alla situazione in Italia, risultano 15.085 i nuovi contagi al SARS-CoV-2 rispetto a ieri, su quasi 573.800 tamponi effettuati, per un tasso di positività pari al 2,6%. 103 invece sono le nuove vittime, che portano il totale dei decessi a 133.931. 199.783, lo vediamo, sono le persone attualmente positive al virus, 686 di queste sono ricoverate in terapia intensiva e 5.248 nei reparti ordinari. Si è diffusa anche nelle scorse ore la notizia che in Italia la società Meta ha rimosso su Facebook, come riporta anche TGcom24, una rete composta dai 1.000 ai 2.000 account collegato al movimento anti-vaccinazione che ha avuto origine in Italia e in Francia. Stando alle accuse, sarebbe stata messa in atto una vera e propria azione di squadrismo. Medici, politici e giornalisti venivano infatti, stando alle accuse, molestati di massa con migliaia di commenti affiancati da svastiche che venivano definiti sostenitori dei nazisti per aver promosso i vaccini anti-Covid. Nel nostro paese un'inchiesta delle procure di Torino e Genova sul gruppo chiamato V_Scorvura è sfociata nei giorni scorsi proprio una serie di perquisizioni. Le persone dietro queste attività, hanno spiegato due referenti per Meta, hanno fatto affidamento su una combinazione di account autentici, duplicati e falsi, per commentare in massa dunque i post di pagine, realtà editoriali e singoli individui per intimidirli e metterli a tacere.
Ritorniamo ora sul territorio del Friuli Venezia Giulia per una notizia di cronaca, perché una donna di 43 anni a Trieste, originaria dell'Ucraina, è stata trovata morta in un appartamento di Viale D'Annunzio. A scoprire il corpo intorno alle 16 sono stati i vigili del fuoco, allertati dal personale della Procura della Repubblica, che avrebbe dovuto notificare alla donna un atto giudiziario inerenti a minacce e violenze che la donna avrebbe subito dall'ex compagno, come scrive l'ANSA, che parla del fatto che il decesso potrebbe, stando agli elementi finora emersi, potrebbe risalire a ieri. Una volta giunti nei pressi dell'abitazione, dunque, gli ufficiali di polizia giudiziaria, non ricevendo risposte dalla 43enne, hanno chiamato insospettiti i vigili del fuoco. La porta dell'ingresso è stata aperta, quindi da lì la scoperta. Sul posto anche la polizia scientifica, assieme ad altro personale della polizia e il medico legale. Al momento varie ipotesi restano aperte. All'inizio si è parlato appunto di un possibile omicidio, ma in queste ultime ore, dalla stampa locale, vediamo anche il sito, appunto abbiamo visto il sito di Trieste prima, la morte potrebbe non essere di origine violenta. Sul corpo infatti non ci sarebbero segni di colluttazione. Da quanto appreso dall'ANSA, comunque, di recente ci sarebbero stati alcuni litigi all'interno dell'appartamento, quindi risultano tanti elementi ancora da chiarire. Vediamo appunto in questa pagina anche il nome della donna, Alina Trush, quindi 43enne di origine ucraina. Ovviamente nei nostri prossimi notiziari vi aggiorneremo su tutti gli sviluppi di questo caso. Veniamo ora ad altri importanti fatti riassunti come sempre nelle nostre flash news. Tamponamento tra tre mezzi pesanti attorno alle 16.30 sulla A4 tra Sanstino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste. Il conducente di uno dei mezzi è deceduto. L'autostrada è stata chiusa per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati. Al momento del sinistro erano stati segnalati rallentamenti in quel tratto. Nel pomeriggio, nello stesso tratto, si era verificato un altro incidente tra un'auto e un mezzo pesante. 35 migranti, di cui 9 minorenni, sono stati fermati questa mattina mentre camminavano a piedi lungo le strade in zona San Giovanni al Natisone e Butrio. Le forze dell'ordine li hanno individuati sulla regionale 56 e anche sulla regionale 50 nei pressi di Medeuzza. Sono stati identificati e trasferiti all'ex Cavarzerani di Udine, tutti tranne i minori. 38 indagati e circa 6.000 persone controllate. Questi i risultati dei controlli della polizia nel mese di novembre nelle stazioni ferroviarie e sui treni del Friuli Venezia Giulia. 800 le pattuglie impegnate. A Trieste denunciati, due spagnoli senza biglietto sul treno avevano rifiutato di fornire le loro generalità. A Udine denuncia ed Aspo per un cittadino comunitario che aveva preso a calci e pugni una porta della stazione. A Monfalcone la Polfera ha denunciato un senegalese irregolare sul territorio italiano. Infine, rintracciata a Tarvisio, una 14enne eritrea che si era allontanata da una comunità per minori di Palermo. Perquisizioni anche in provincia di Udine da parte della Guardia di Finanza nell'ambito di un'indagine della Polizia Postale della Lombardia per aste false sul web. Due le persone arrestate. L'accusa è truffa pluriaggravata, indebito utilizzo e falsificazione di carte di pagamento e autoriciclaggio. È stata trovata traccia del virus dell'aviaria in alcune delle carcasse dei polli morti nei giorni scorsi in un allevamento di Fagagna. I ladri avevano rubato il gasolio utilizzato per far funzionare le macchine di ventilazione e gli animali erano rimasti senza ossigeno. L'intero capannone è stato isolato. Dovranno essere abbattuti anche gli altri animali ancora vivi. Non c'è pericolo per le persone. Mazze con scritte fasciste in vendita all'autogrill. La foto è quella pubblicata sul suo profilo Twitter dal geografo e scrittore Alberto Albo di Monte. Un tweet che non è passato inosservato. Articolo rimosso, non è in linea con i nostri valori, ha replicato Eni. E crescono a doppia cifra gli infortuni sul lavoro in Friuli Venezia Giulia. Registrano purtroppo una brusca impennata, soprattutto i casi mortali, ben 21 tra gennaio e ottobre di quest'anno, 6 in più rispetto ai primi 10 mesi del 2020.
21 vittime tra gennaio e ottobre, tante quante in tutto il 2019, e un aumento complessivo degli infortuni nei primi 10 mesi dell'anno del 15%. Sono dati allarmanti, secondo il segretario regionale della CGIL, William Pezzetta, quelli che fotografano la sicurezza sul lavoro in Friuli Venezia Giulia. Gli infortuni crescono a doppia cifra, secondo i dati INAIL, da gennaio a ottobre in regione ci sono state 12.930 denunce di infortunio, più 15% rispetto al 2020. In lieve calo i casi solo nel settore agricolo, mentre l'industria fa segnare un incremento del 13% e il comparto pubblico del 52%. Quanto alla situazione nelle diverse province, da segnalare l'incremento record di Gorizia, più 42%, mentre a Udine, più 14%, Pordenone, più 13% e Trieste, più 7%, gli aumenti sono inferiori alla media regionale. Ma il dato più grave riguarda gli infortuni mortali, già 21 contro i 15 del 2020, un incremento che diventa quasi un raddoppio se riferito solo agli infortuni in occasione di lavoro, 19 quest'anno, 10 nel 2020, mentre calano quelli in itinere, 2 contro 5. Ben 12 casi mortali sono avvenuti in provincia di Udine contro i 6 del 2020, 5 a Pordenone, in calo rispetto ai 7 dello scorso anno, 2 a Trieste e Gorizia, che nei primi 10 mesi del 2020 avevano registrato entrambe un solo caso tra gennaio e ottobre. La dinamica in aumento potrebbe essere anche conseguenza del maggior numero di ore lavorate rispetto all'anno scorso, ha dichiarato il segretario generale della CGIL Friuli Venezia Giulia, William Pezzetta, ma nel resto del paese, nonostante la ripresa in atto, l'aumento dei casi è sensibilmente inferiore, più 6%. Il dato inaccettabile è quello dei morti sul lavoro, più di 1.000 a livello nazionale, sia pure in lievissimo calo, ma deve essere un severo monito per tutti. La ripresa in atto non può essere a scapito delle condizioni di lavoro, servono più prevenzione e più controlli, ha concluso Pezzetta. Per lo sport, a Roma l'Udinese deve arrivarci consapevole della propria forza, nonostante l'assenza di Pereira, che oggi si è operato alla spalla, la squadra è forte, Gotti all'imbarazzo della scelta con Pussetto, Forestieri, Saxesse, Samardžić, che si giocano un posto nel tridente con Deulofeu e Beto. Testa e coraggio sono queste le armi con le quali l'Udinese dovrà affrontare la Lazio nel posticipo della 15ª giornata in programma domani sera allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 20:45. Testa, perché servirà a rimanere concentrati per tutti i 90 minuti per evitare di fare troppi favori ad una squadra comunque già forte di suo. Coraggio, perché nel calcio tutto può succedere. La banda Gotti ha dimostrato più volte di sapersi esaltare soprattutto nelle difficoltà. Proprio un anno fa, infatti, i bianconeri in totale emergenza tra Covid e infortuni giocarono contro i biancocelesti allenati allora da Simone Inzaghi. Una delle più belle partite dell'era Gotti, vincendo per 3-1 grazie alle reti di Arslan, Pussetto e Forestieri. E proprio i due argentini sembrano i principali candidati per sostituire il Ducu Pereira, infortunatosi alla spalla nel match di domenica contro il Genoa. E a proposito del Tucu, oggi pomeriggio classe 91 è stato operato a Monastiera dal professor Gervasi e nei prossimi giorni inizierà l'iter di recupero che dovrebbe tenerlo lontano dai campi per 2 mesi abbondanti. Un KO importante, ma che non deve essere un alibi per la squadra, che ha tutte le carte in regola per riuscire a sopperire all'assenza del centrocampista argentino. Andando invece dentro a quelle che potrebbero essere le scelte di formazione, ci si aspetta la conferma della retroguardia 3, che continua a dare più certezze, e considerando che di fronte ci sarà una Lazio arrabbiata per la pesante sconfitta subita contro Napoli, Gotti potrebbe confermare il classico terzetto difensivo composto da Becao, Noiting e Samir, con Molina o Soppi a destra e Udogi a sinistra, in mezzo Wallace con uno tra Makengo e Arslan, con il turco tedesco che parte favorito. Davanti Deulofeu e Beto sono sicuri del posto, con Pussetto e Forestieri, come detto, a giocarsi l'ultima maglia disponibile. Occhio però anche a Success, che scappa per giocare. E come sempre in chiusura andiamo a scorrere assieme anche le prime pagine fino a questo momento disponibili. Vediamo quelle che appunto sono arrivate in redazione. Il giornale, leggiamo questo titolo: il vaccino ai bimbi è sicuro e funziona, il verdetto dell'AIFA, via libera dai 5 anni in su e per salvare la scuola arriva l'esercito, tamponi a casa e test in laboratori speciali. Il governo pensa all'obbligo per gli over 60. Continuiamo con la verità, il buon Natale dell'Unione Europea, obbligo vaccinale per tutti, l'AIFA dà via libera alle intenzioni per i bimbi dai 5 anni.
Il premier in pectore della Germania faccia l'idea e subito la tedesca von der Leyen raccoglie in posizione da Bruxelles che metta Berlino al riparo dalle conseguenze dell'atto inviso ai cittadini, una strada pericolosa. E ancora Libero, no a chi vuole rubarci il Quirinale, petizione appunto di Libero. Il Fatto lancia la campagna per fermare la candidatura di Berlusconi al Colle, ma il centrodestra ha diritto di stare in corsa con chi gli pare e appunto c'è l'invito a firmare la petizione da parte di Libero. Questo è tutto per la nostra rassegna, vi ricordo come sempre l'appuntamento con la rassegna che appunto completa verrà domattina presentata dai colleghi in studio a partire dalle 7. E grazie per la vostra attenzione, non ci resta altro che salutarvi con il meteo e con Accade Oggi. Buonanotte. In un ambiente elegante nel cuore di Udine, Bortolin Gioielli presenta i più prestigiosi marchi nel mondo dell'orologeria e della gioielleria e un vivace spazio dedicato a Dodo, brand giovane e innovativo. Bortolin Gioielli si completa con la boutique Montblanc e con lo shopping shop Pandora dedicato al mondo dei gioielli in argento. La boutique e lo shopping shop si affacciano su Via Rialto e insieme alla nuova gioielleria creano un nucleo brillante in uno dei punti più belli del centro storico di Udine. Vi ritrovate ad un nuovo appuntamento con Trebi Meteo agli amici di Udinese TV. Una nuova area di bassa pressione raggiunge il Friuli Venezia Giulia giovedì e determinerà un peggioramento meteorologico. Avremo un incremento delle nubi con precipitazioni diffuse e localmente anche insistenti, specie sul tratto costiero. Ma vediamo più in dettaglio cosa ci attenderà tra Pordenone e Udine. Dunque i cieli saranno nuvolosi, coperti, con precipitazioni anche diffuse e in graduale esaurimento a partire dai settori montuosi nella seconda parte del giorno. Clima freddo con temperature massime contenute attorno agli 8-9 gradi non oltre. Vediamo più in dettaglio cosa ci attenderà tra Gorizia e Trieste. Situazione analoga, molte nubi compatte con precipitazioni diffuse e anche insistenti. Le temperature massime non avranno variazioni significative, localmente toccheremo picchi di 10-11 gradi. La ventilazione rinforza sul tratto costiero in serata prevalentemente da nord-est. È tutto, ma per saperne di più scaricate e consultate la nostra app gratuita Trebi Meteo. Il 1 dicembre 1996, in occasione di Udinese-Parma, 3-1 per i bianconeri allenati da Alberto Zaccheroni, è una giornata particolare per Oliver Birov. Segna due gol, quelli determinanti per la formazione della squadra udinese, ma si infortuna seriamente alla caviglia sinistra. Due giorni dopo viene sottoposto a risonanza magnetica che evidenzia una lesione al legamento esterno della caviglia sinistra. Si rende necessario l'intervento chirurgico. Rimane fuori 2 mesi e mezzo. La sua stagione inevitabilmente è condizionata, ma Birov fa ugualmente il suo dovere e come segna 13 gol in 23 partite ed è determinante per la conquista finale del quinto posto che darà la possibilità all'Udinese di partecipare per la prima volta nella sua storia alla Coppa UEFA. Per quanto concerne la gara con il Parma, sono gli emiliani a portarsi in vantaggio per primi con Zemaria, poi nel secondo tempo al minuto 19 ecco il pareggio, un autogol di Apolloni e nel finale del match al minuto 36 e al minuto 45 Birov segna una doppietta. È il trionfo dell'Udinese che non si trova in buone acque, ma che lentamente sta risalendo la china. Il suo girone di ritorno poi è a dir poco schioppettante e dal 10° posto si porta in 5ª piazza.